La salute, la cura delle persone va a incidere direttamente sulla vita dei cittadini e delle cittadine. La salute come prima libertà, e qui c'è anche il famoso aforisma, la salute forse non è tutto, ma senza la salute il tutto non è niente, quindi è niente. E il secondo motivo di questa battaglia politica che il Partito Democratico fa sul tema della cura delle persone è perché riteniamo il sistema sanitario nazionale, che quest'anno a dicembre ha appena compiuto i 45 anni di vita, è che riteniamo appunto questo il sistema sanitario nazionale un pilastro della democrazia, un pilastro che sta ovviamente scricchiolando, e ce lo dicono tutti i cittadini e le cittadine, perché ovviamente è sotto gli occhi di tutti, le liste d'attesa infinite, code ai pronto soccorso, non c'è un adeguato investimento nella prevenzione, ci sono problemi relativi sostanzialmente alla medicina territoriale, e esistono gravi disfunzioni di governance tra l'offerta dei servizi sanitari pubblici e quelli privati. Ovviamente nasce da qui l'esigenza di cambiare la linea della politica sanitaria che Regione Lombardia ha messo in atto da 30 anni a questa parte. Un sistema sanitario che è, diciamo, in crisi, e che le cui ragioni affondano in anni ovviamente passati, ma che va affrontata, e secondo il Partito Democratico sia a livello governativo sia a livello regionale non si sta facendo il dovuto per scongiurare la caduta, il crollo di questo pilastro fondamentale per la democrazia. Chiaramente in Regione Lombardia ci sono delle eccellenze che vanno valorizzate e vanno salvaguardate, ma ovviamente è chiaro che è fuori di dubbio che ci sono delle disfunzioni alle quali mettere mano. Guardate, uno dei sintomi di questa criticità del sistema lombardo è dato dalle disuguaglianze nell'accesso ai servizi sanitari. I servizi sanitari sono accessibili in maniera diversa e disuguale a seconda di dove un cittadino, un paziente abiti, per cui l'accesso alle cure è diverso, sia che il cittadino abiti, non so, in alto lago, rispetto a un cittadino che risiede a Como. E ovviamente la disuguaglianza nell'accesso dei servizi è determinata anche e soprattutto dalla consistenza economica, cioè dalla possibilità economica dei cittadini. Per cui in un contesto in cui il sistema sanitario è in crisi, chiaramente chi ha i soldi può permettersi di curarsi, chi non ha i soldi non si cura. E un dato che mi ha molto colpito e che trovate anche nel volantino è che proprio il numero dei lombardi che non si cura è raddoppiato negli ultimi anni. Passiamo da un lombardo su 20 di qualche anno fa ad un lombardo su 9, per cui il numero dei lombardi che non hanno accesso, che decidono di non curarsi, è in questi anni più che raddoppiato. Per cui da qui queste sono un po' le ragioni che hanno portato il Partito Democratico Lombardo, ma anche il Partito Democratico Nazionale, a svolgere questa campagna nel tentativo di modificare la sanità sia lombarda che nazionale. L'obiettivo è quello di arrivare per poter presentare la proposta di legge di iniziativa popolare di arrivare a 5.000 firme. È chiaro che non vogliamo fermarci qui. In provincia di Como siamo partiti ieri con un primo gazebo in Piazza San Fedele. Abbiamo già programmato più di 30 momenti di raccolta in tutta la provincia, da qui fino alla metà maggio. Ne cito solo alcuni. In tutti i quartieri di Como saremo presenti nei weekend nelle varie piazze della città. Vi cito Cermenate, Porlezza, Lurate Cacivio, solo per
citarvi, per farvi l'esempio di alcune aree che già si sono mobilitate, e contiamo ad andare avanti anche nella stagione delle feste dell'unità e da qui fino a fine settembre. Tenete conto che sono già state raccolte a livello lombardo più di 7.000 firme. Appunto, non vogliamo fermarci qui, perché l'obiettivo è quello di arrivare anche a un risultato politico di 10 volte tanto rispetto alle 5.000 firme che già sono state raccolte. Per avere l'elenco completo di tutte le mobilitazioni e le occasioni, anche perché come Partito Democratico ci stiamo attivando con diversi dibattiti, anche nel quale dibattiti, momenti di confronto nei quali, oltre a raccogliere le firme, spieghiamo anche la riforma, lo trovate sul sito che prima citava Angelo, con la salute non si scherza.it. Lì trovate il dato aggiornato di quante firme sono state raccolte, anche l'elenco completo in tutti i territori lombardi, come compreso ovviamente, di dove trovare la mobilità, i gazebo per poter raccogliere le firme. Mi preme dirvi una cosa sintetica, ed è che forse è arrivato il momento, al di là del Partito Democratico e della sostegno che può avere il Partito Democratico in Regione Lombardia, i cittadini lombardi si facciano carico e capiscano il momento che stiamo vivendo. Il piano inclinato in discesa che interessa il servizio sanitario della Regione Lombardia è partito con la riforma Formigoni ed è un piano inclinato che da lì ha comportato il peggioramento progressivo della situazione. La desertificazione del territorio non nasce oggi, nasce da quella riforma. La riforma Maroni-Rizzi non ha fatto altro che peggiorare la situazione. Nonostante partisse dal libro bianco pubblicato poco prima della riforma, su cui si doveva basare la riforma, che mettesse già in evidenza ad esempio le criticità del territorio, ma la riforma è andata esattamente in senso contrario. Adesso fa persino ridere, ma vi ricordate i POT, i PREST, tutte queste cose che prevedeva la riforma Maroni-Rizzi? E io cito sempre anche Rizzi perché mi pare giusto, visto che era sua, poi è stato tolto dalla nomenclatura dopo che ha avuto delle vicissitudini giudiziarie, però insomma la riforma la fece lui. Quegli acronimi a cui non è mai seguito un intervento reale sul territorio hanno portato al peggioramento della desertificazione, l'assenza di controlli rispetto all'attività soprattutto della sanità privata ha portato a un peggioramento del quadro degli ospedali. E la riforma Fontana-Moratti non ha fatto altro che in parte cercare di recuperare per accedere ai fondi PNRR, come già ricordava Angelo prima, alcune strutture che sono fondamentali e importanti come le case di comunità, gli ospedali di comunità, però non ha migliorato la situazione. Allora, o ci si mette un punto, e neanche i camion dei morti sembra aver risvegliato i lombardi su questa cosa. Qui non c'entra il Partito Democratico. Il Partito Democratico si fa giustamente promotore di questa raccolta di firme di una legge di iniziativa popolare. Ma questa legge riguarda tutti i lombardi, qualsiasi idea abbiano. Ed è il momento di capire che non è lo Spirito Santo che determina certe situazioni, cioè non è il caso. Sono frutto delle scelte politiche di Regione Lombardia degli ultimi 30 anni e di chi le ha fatte, che non può un giorno farle e il giorno dopo rinnegarle. Abbiamo esponenti regionali anche della provincia di Como che votano l'ATS costruito come è stato costruito e poi dicono che non va bene, ma non è più possibile, bisogna dare un taglio su questa situazione. Ne va della salute dei lombardi, non del destino del Partito Democratico. E questa cosa, anche qui lo dico in sintesi, il problema non è la battaglia pubblico-privato. Se oggi le strutture private chiudessero in Regione Lombardia, la metà delle persone non si potrebbero curare. Cioè, ma non è neanche una follia immaginare oggi che la battaglia sia questa. È che la sanità o è pubblica, cioè è gestita dal pubblico, anche quando l'erogatore è privato, ma è gestita dal pubblico, o se no è una sanità non solo non giusta, perché non cura le persone, ma, e anche questo va sottolineato, inefficiente, costa di più. Tutti i modelli in cui la sanità non è pubblica, pensate a quello americano, la sanità costa molto di più di quella dei modelli invece universalistici. Non è solo quindi ingiusta, è inefficiente, costa di più ai singoli cittadini.
E allora la sanità deve essere gestita dal pubblico in modo trasparente. Gli erogatori possono non essere solo pubblici, ma devono fare quello che serve al pubblico, ed è l'unico modo per garantire, ripeto, una sanità che va bene per tutti, e poi deve essere rivista alcuni modelli, cioè senza prevenzione, anche qui sembrano parole vuote, faccio l'ultima battuta e poi chiudo, ma la prevenzione o la fa il pubblico o non la fa nessuno, ma perché? Ma se io mi limito a rimborsare una prestazione, le prestazioni il privato le eroga agli ammalati, mica i sani, chiaro. Quindi paradossalmente in un sistema privato la gente si deve ammalare, è il pubblico che ha vantaggio, tra virgolette, a che i propri cittadini non si ammalino, da tutti i punti di vista. Allora, o certi meccanismi vengono ribaltati e si blocca questo piano inclinato, o se no ci sarà sempre un peggioramento, come è successo negli ultimi 3 anni, della qualità reale del sistema sanitario, senza possibilità di ritornare a un sistema che invece sia in grado veramente di curare tutto.